Sicuramente abbiamo fatto degli acquisti importanti perché soprattutto in quei reparti dove l'anno scorso siamo stati particolarmente deficitari perché abbiamo subito un pacco di gol, sempre da calci da fermo, da calci piazzati. Quindi il mister ha voluto che dietro ci fossero giocatori di una certa esperienza, ma anche dotati fisicamente. Quindi questo è uno dei motivi. Però poi non è che ci siamo fermati alla difesa, perché se una squadra subisce è normale che non si può incolpare la difesa e basta. Quindi anche a centrocampo e in attacco abbiamo preso delle alternative. Pensiamo di aver allestito una squadra importante. Anche se devo dire che lo pensavamo anche l'anno scorso. Noi logicamente puntiamo a fare un campionato importante, ma non è che lanciamo proclami come sto sentendo a destra e a manca da parte nostra. La voglia di fare un campionato importante, dare soddisfazioni, però tenendo sempre di mira il fatto che ci sono altre società importanti che si stanno strutturando, quindi Ai playoff sarà si un può bel arrivare. vedere. Almeno ai playoff si può Ci arrivare. proviamo, certo. Non dico che fare una campagna acquisti così e dire che non puntiamo almeno a un ottimo piazzamento sarebbe. Sicuramente puntiamo almeno ai playoff. C'è tanto entusiasmo, insomma, tanti tifosi anche oggi a vedere il raduno. Ricordiamo che è aperta ancora la campagna abbonamenti. Sì, da questo punto di vista vorrei fare un appello ai tifosi oristanesi perché stiamo facendo dei grossi sacrifici finanziari e quindi abbiamo bisogno di. Sappiamo anche che è un momento difficile, quindi. Ma abbiamo proposto un abbonamento a 100 euro che consente di vedere anche le 15 partite della femminile, quindi mi sembra che. Anche da questo punto di vista siamo attenti a tutte le problematiche. Però Oristano fa 30.000 abitanti, tanti imprenditori, un piccolo aiuto ci permetterebbe veramente di pensare in grande. Col campo le cose vanno meglio, insomma, Col vi siete dati una gestione. campo, siamo gli unici ad aver partecipato, stiamo aspettando che ci chiamino, però anche questo problema del comune di Oristano sta magari portando le cose un po' più a lungo. Però noi, se hai visto, ci stiamo già attivando con pulizia, roba, abbiamo sistemato tutto l'impianto docce che era fatiscente. Noi stiamo lavorando nella speranza che poi ci venga riconosciuto il nostro lavoro, capito? C'è qualche programma sul campo, sul terreno di gioco? Pensate di utilizzarlo anche al di là della competizione sportiva? Noi dobbiamo ancora sapere se i lavori cominceranno, che ne so, a settembre, ottobre o verranno spostati in avanti. Questo bisognerebbe capire e parlare con l'impresa che si è aggiudicata l'appalto, capito? Non sappiamo ancora niente riguardo a questo. Lavori sul manto. I lavori sul manto, sì. Perché altrimenti il rischio quale sarebbe? Il rischio sarebbe di fare la fine che ha fatto il Bosa l'anno scorso, fare i pellegrini da una parte all'altra, ma mi auguro di no. Perché anche cominciare i lavori a ottobre con le piogge in arrivo sarebbe, anche secondo me, per l'impresa che dovrebbe fare i lavori, non sarebbe il massimo. Quindi vediamo. Torniamo alla prima domanda, la squadra è definita? Cioè, nel Sì, la senso. squadra è definita, mancano, devono arrivare due giocatori, ancora uno sta arrivando, La Valle, questo ragazzo argentino, e poi anche un altro che abbiamo preso, un ex giocatore delle giovanili del Crotone, quindi abbiamo un buon organico, diciamo, dai.